Vittoria, trovato in possesso di 4 kg di hashish, arrestato algerino, nascondeva in casa 29 panetti di droga. Ragusa, catturato latitante polacco, l'uomo viveva in Italia sotto falso nome, era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti e violenza. Ragusa porta in giro il cane mentre era agli arresti domiciliari, arrestato un giovane di 23 anni. Vittoria, la maggioranza perde pezzi, in corvaia va con nuovo centrodestra, adesso il sindaco può contare solo su 13 consiglieri su 30. ASP presentata la giornata del volontariato, domani a Ragusa diverse iniziative per sensibilizzare i più giovani allo spirito del servizio. E benvenuti ad una nuova edizione di Free News. In apertura del nostro telegiornale, come avete già sentito, abbiamo la cronaca a Vittoria, dove è stato arrestato un algerino di 43 anni che nascondeva nella propria abitazione ben 29 panetti di hashish, per un totale di 4 kg di droga. Ma vediamo i dettagli nel servizio. Arrestato per spaccio di stupefacenti, i carabinieri della compagnia di Vittoria, stazione di Scoglitti, hanno arrestato un algerino pregiudicato di 43 anni e domiciliato a Vittoria. In seguito ad una perquisizione domiciliare effettuata con l'ausilio del cane Ivan del nucleo cinofili di Nicolosi, sono stati rinvenuti 29 panetti di hashish per un peso complessivo di 4,3 kg. La droga era nascosta in un borsello che si trovava all'interno di un mobile del bagno. L'algerino arrestato è stato condotto nel carcere di Ragusa e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria Eblea, davanti alla quale dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga sequestrata è stata inviata all'ASP di Ragusa per stabilirne l'effettiva composizione. La sostanza sequestrata complessivamente avrebbe potuto fruttare circa 30.000 euro qualora fosse stata venduta. E in ordine alla protesta promossa a decorrere dalle ore 22 dell'8 dicembre dal movimento I Forconi e dal comitato Forza d'Urto, il questore di Ragusa ha emesso un primo provvedimento di divieto generico ad effettuare manifestazioni di protesta in luoghi non autorizzati a Mariano Ferro e Giuseppe Enrichichi, rispettivamente referenti del movimento I Forconi e del comitato Forza d'Urto, in relazione ai toni delle dichiarazioni rese dagli organizzatori agli organi di stampa e confermate in sede istituzionali di possibili interruzioni e rallentamenti alla circolazione stradale. E continuiamo ancora una volta con la cronaca, adesso ci spostiamo a Ragusa, dove la polizia ha fermato un pericoloso latitante polacco che si era rifugiato nella provincia Eblea per sfuggire a 3 mandati di arresto ai quali avrebbe dovuto essere sottoposto nel proprio paese. Vediamo. Arrestato latitante polacco, la squadra mobile della Polizia di Stato di Ragusa ha tratto in arresto un pericoloso latitante polacco con a carico 3 mandati di arresto per i reati di danneggiamento, furto e lesioni personali. L'uomo viveva in Italia come Thomas Arthur Bogucchi, in realtà il suo vero nome è Rafal Garlichi. Le indagini sono cominciate qualche giorno fa dopo una denuncia per maltrattamenti da parte della moglie, che ha rischiato di essere uccisa. Approfondite le indagini anche in Polonia, sotto il suggerimento del questore Giuseppe Gammino, è emerso che si tratta di un vero criminale latitante. Il polacco si trovava in Italia da diversi anni in possesso di un documento di identità falso, fuggito dalla Polonia perché destinatario di 3 mandati di arresto europeo. L'uomo, già in carcere, verrà rimpatriato per espiare le pene per gli innumerevoli reati commessi nel paese. E continuiamo ancora una volta con la cronaca. A Ragusa i carabinieri hanno tratto in arresto un ragazzo di 23 anni, Christian Basile, che nonostante gli arresti domiciliari è stato trovato fuori di casa mentre era a spasso con il cane. Vediamo i dettagli. Porta a spasso il cane dai domiciliari, arrestato. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ragusa hanno arrestato un 23enne ragusano poiché evaso dagli arresti domiciliari. L'arrestato Christian Basile è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Ha il vizio dell'evasione. Era infatti già stato arrestato 20 giorni or sono per lo stesso reato e dagli stessi militari. Il 23enne è ai domiciliari dallo scorso luglio, quando si era reso colpevole di rapina impropria e lesioni personali in concorso con un suo pari presso un centro commerciale di Ragusa. Il giovane appare poco incline al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza, date le frequentazioni tutt'altro che sporadiche con le pattuglie impegnate nel controllo del territorio sul capoluogo ebleo. Evidentemente le quattro mura di casa gli vanno strette, non solo a lui, atteso che, come l'altra volta, anche ieri si è giustificato con la necessità di portare il cane a fare una passeggiata. Accompagnato in caserma è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e successivamente avvisato il pubblico ministero e, non ravvisata l'esigenza di rinchiuderlo in via di Vittorio, è stato nuovamente sottoposto agli arresti presso il proprio domicilio. E proseguiamo adesso con una notizia. Anziani legati e rapinati da 3 malviventi. L'episodio si è verificato a Marina di Marza, in territorio di Ispica.
Una coppia di anziani pozzallesi sono stati rapinati mentre si trovavano nella loro residenza estiva, dove si erano trasferiti per qualche giorno. Erano circa le 20:30 quando tre individui, dopo aver rotto il vetro della finestra che si affaccia sul retro della villetta, hanno fatto irruzione all'interno. I tre hanno intimato ai due coniugi di consegnare gli oggetti di valore. I malviventi hanno racimolato appena 35 euro in contanti oggetti in oro, per un valore di circa 300 euro. Poi sono fuggiti a piedi per le campagne circostanti, facendo perdere le loro tracce. Sul posto comunque sono giunti i carabinieri allertati da due anziani. E adesso ci fermiamo per qualche istante, a tra poco.